Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Intese PD Movimento 5 Stelle, Orlando dice Puglia e Marche si può fare, siamo una vera coalizione. Onorevole Orlando, Rousseau ha dato il via alle alleanze locali. Lei è il vice segretario del PD, è contento? Si tratta di un passaggio che va nella direzione che auspicavamo, ha detto, la formazione di una coalizione alternativa alla destra con il superamento di alcuni tratti antipolitici che hanno segnato il Movimento 5 Stelle dalla sua nascita. I nuovi poveri del Covid, così Emergency aiuta chi ha perso lavoro e risparmi, difficoltà anche a fare la spesa, non si può guardare dall'altra parte. Da maggio l'associazione ha deciso di convertire una parte della sua struttura logistica e metterla a disposizione del progetto Nessuno Escluso, un servizio che prevede la distribuzione gratuita di cibo e prodotti per la casa a chi dopo la pandemia si è ritrovato in gravi difficoltà economiche. Solo a Milano prese in carico 1.500 famiglie e dicono tante sono persone che non hanno più liquidità. Coronavirus, crescono ancora i contagi, 574 nelle ultime 24 ore e l'aumento più alto dal 28 maggio. Solo due regioni senza nuovi casi, Veneto e Lombardia con 127 e 97 infetti rintracciati, fanno segnare le crescite più consistenti, ma solo due regioni, Valle d'Aosta e Molise, non hanno nuovi contagi. In calo invece i morti, che sono 3 contro i 6 di giovedì, quindi persone in meno nei reparti Covid, una in più in terapia intensiva. Viviana Parisi e l'ipotesi della morte di Gioele nell'incidente, la scientifica a caccia di sangue nell'auto, il piccolo viaggiava senza cintura. La DJ 43enne, ritrovata morta dopo 5 giorni di ricerca l'8 agosto scorso, avrebbe dunque preso in braccio il bambino deceduto o creduto tale da lei e sarebbe fuggita nella collina sotto l'autostrada per nascondere il corpo di Gioele per seppellirlo e poi uccidersi. Chi indaga un'altra ipotesi, comunque, nell'area sotto l'autostrada e sopra le colline di Caronia, il terreno è molto secco, non è possibile scavare a mani nude, possibile lo abbia nascosto nella sterpaglia o coperto di pietre. Il marito dice non saprei dire se è possibile, è troppo difficile e doloroso valutare. Banda ultralarga, Italia in ritardo rispetto al resto dell'Europa per il mancato sviluppo della TV via cavo, osteggiato per mantenere il duopolio Rai Mediaset, secondo uno studio di Analysis Mason. In tutta l'Unione Europea lo sforzo dei governi è largamente insufficiente a raggiungere gli obiettivi, ma in più nella penisola l'incertezza sulla futura proprietà della rete si è rivelata un problema. Risultato? Connessioni più lente che nel resto del vecchio continente. L'economista Decina dice scalate e fusioni successive alla privatizzazione di Telecom sono state fatali. E ora? Difficile recuperare. Comunque una rete senza servizi e piattaforme nazionali a valore aggiunto non ha impatto positivo sulla ripresa. Notizie da Napoli e dalla Campania. Don Merola dice serve coraggio per strappare Forcella ai clan. Un prete scomodo, si dice di lui, sicuramente irrequieto Don Luigi Merola. Da oltre due lustri non è più parroco di Forcella, ma il suo cuore batte sempre per quel lembo di Napoli, sinonimo di camorra, diventato eterno sacrario della morte nel 2004. Era il 27 marzo della povera Annalisa Durante, 14 anni appena, trovatasi al centro di uno scontro a fuoco tra Giuliano e Mazzarella. Dopo 4 anni, dice Don Luigi, non sono più sotto scorta, ma resta l'unico testimone di giustizia contro chi ha ucciso Annalisa, Salvatore Giuliano. Da Forcella non sono scappato, mi hanno mandato via perché un magistrato intercettò una telefonata tra camorristi che avevano deciso di uccidermi. Il prefetto Valentini dice a Napoli troppe armi, eccesso di violenza anche per reati minori. A Napoli ha trovato una città dinamica, ricca di culture e di chiara vocazione europea, ma è rimasto colpito anche dall'uso eccessivo di violenza o dal ricorso alle armi. Mi ha colpito la violenza registrata nell'area metropolitana anche per consumare episodi delinquenziali, per così dire minori, come scippi e rapine.
considero di particolare gravità anche il fenomeno tutto napoletano delle scorrerie armate, le cosiddette stese, che spesso vedono protagonisti giovani, se non addirittura minorenni. È un fenomeno mai visto altrove, quanto basta far partire un'attività informativa dedicata per monitorare e contrastare la circolazione di armi in città. Notizia dalla Puglia. Puglia, autosegnalazione e tampone al rientro da Grecia, Spagna, Malta e Croazia. Che cosa fare? Dall'autosegnalazione alla quarantena obbligatoria per i pugliesi di rientro da determinati paesi all'iter predisposto per essere sottoposti a tampone. La ASL di Bari fa chiarezza su procedure e step da rispettare. Controlli sull'uso della mascherina a Bari, multati 7 locali. 7 locali multati per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione da parte del personale e 2 clienti sanzionati perché sorpresi senza mascherina. Proseguono i controlli della polizia locale a Bari sul rispetto delle norme anti-Covid. Nella giornata di venerdì 14 agosto gli agenti hanno accertato irregolarità in alcune attività commerciali tra il Murattiano, Madonnella e il quartiere di Torre a Mare. Sanzionato e diffidato con ordine di allontanamento anche un parcheggiatore abusivo al lavoro sul molo San Nicola. Notizie dal Treviso e dal Veneto. Treviso, centinaia in coda al Cafoncello per i tamponi delle vacanze, qualcuno è arrivato prima delle 7, l'USA ha dovuto chiudere gli accessi alle 9.30, tanta era l'affluenza. Altivole, velo, 1 milione di euro agli ex dipendenti, una 40 di lavoratori avranno i TFR e il saldo ferie ai quali avevano rinunciato per cercare di salvare l'azienda, poi fallita. Treviso, nuovo Carlton con aria e spa, via libera della soprintendenza. Il progetto di ristrutturazione passa anche l'esame tecnico del comune. A settembre il piano per i lavori. Nell'ex cinema Embassy un grande hall. Spazi e auli, la diocesi di Treviso in soccorso. Ci sono parrocchie disponibili, dicono. La pandemia è l'anno alle porte. Monsignor Motellini dice: dove esistono strutture idonee si possono formalizzare decomodati d'uso. Monte Belluna, errore della municipale, la multa viene tolta, le spese legali no. Dopo il ricorso il comune riconosce l'errore, cancella la multa, ma vuole dividere a metà le spese legali. E l'automobilista appunto non ci sta. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia, dando subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Udine hanno posto sotto sequestro l'impianto inerti di un'impresa di Romans di Isonzo, la Calcestruzzi Trieste SRL. La Procura della Repubblica di Gorizia, che coordina le indagini, ha svelato un grave quadro di violazioni in materia ambientale, in quanto l'impianto, dichiarato inizialmente adibito al trattamento degli inerti, era stato trasformato in una discarica abusiva per la gestione illecita dei rifiuti. A seguito di un controllo, le indagini erano già iniziate nel 2019, ed era stata riscontrata la presenza di 30.000 metri cubi di rifiuti stoccati in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto era vicino all'argine del fiume Torre. Al termine degli accertamenti era stata riscontrata la presenza di una vasca per la raccolta delle acque reflue di dilavamento priva di autorizzazione per lo scarico e in aggiunta l'azienda sanitaria aveva rilevato criticità in materia di sicurezza del lavoro. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene cari amici, grazie a Sabrina Ciccotti per queste informazioni e adesso passiamo alla lettura delle altre informazioni riguardante il Friuli Venezia Giulia. Rivolta al CPR di Gradisca, fuoco, materassi e altri arredi. Tutto è cominciato verso le 22 di venerdì 14. Le persone detenute all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio, dove sono stati alloggiati circa 80 stranieri, ha attuato una rivolta dando fuoco a materassi e altri arredi. Sul posto sono stati inviati immediatamente i vigili del fuoco del comando di Gorizia con 2 mezzi e 7 uomini. Non rientra a casa, scattano le ricerche nella notte. Un 35enne è stato trovato in stato confusionale in una zona alla periferia di Udine. Non è rientrato a casa e sono scattate le ricerche, quindi verso le ore 1:15 della notte
del 15 agosto i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con due squadre, il supporto dell'UCL, cioè l'unità comando locale, e il personale del nucleo cinofilo proveniente anche dal comando vigili del fuoco di Gorizia, in una zona rurale alle porte di Udine per la ricerca di una persona che non era rientrata a casa. Tutte le strade riescono col buco a Udine. Sono quasi 450 le segnalazioni giunte al comune riguardo lo stato e la manutenzione delle arterie cittadine, una situazione costantemente monitorata da parte dei cittadini. Passeggiando in città o usando la bicicletta è capitato a tutti di rischiare di cadere per una buca sulla strada, per un avvallamento o una sconnessione del marciapiede, per qualche cordolo ceduto o anche per un dislivello dell'asfalto. Purtroppo quello della manutenzione delle strade cittadine è un problema che riguarda tutti, ma che può rappresentare un grave rischio soprattutto per gli anziani. Senza raggiungere le situazioni che si vedono in altre città italiane, anche Udine non è immune da questi intoppi. Soccorsi in mare a Lignano, onde di 4 metri, 6 in totale gli interventi effettuati e ben 13 le persone tratte in salvo. A causa del maltempo diversi interventi sono stati effettuati al largo di Lignano Sabbia d'Oro. Una tempesta improvvisa si è scatenata intorno alle 16:20 di ieri, cogliendo di sorpresa diversi natanti. Infortunio sul lavoro a Monfalcone, gravissimo un operaio, l'uomo è caduto da 3 metri di altezza mentre stava lavorando nella zona del porto. Un operaio versa in gravissime condizioni dopo essere caduto da 3 metri di altezza mentre stava lavorando in via Timavo nella zona del porto a Monfalcone. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18. Cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.